ormai gli anni da regbista, ok, sono parecchi, il tempo passa, come dici te, e hai conseguito notevoli risultati. Quindi hai fatto nascere, hai fatto rinascere, hai fatto nascere. A questo punto ti chiedo, quali sono i risultati che hai conseguito da dirigente, ai quali sei più, diciamo, attaccato, sei più emotivamente Legato, che ti hanno dato più soddisfazione. Ma guarda, i momenti precisi sono tanti, però di fondo io sono tutti i giorni ho una soddisfazione interiore nel sapere che esiste e vive un club, due club, ma di più, perché io mi attribuisco anche un pochino il ruolo di nascita di Faenza Rugby, dove ho spinto un amico di Confindustria Giovani che era stato rugbista all'Università di Bologna, l'ho forzato quasi a dire dai, dai, bisogna che fondiamo anche a Faenza Rugby, non c'è mai stato, e fu fatto. Ed esiste Faenza Rugby a Lugo, di Romagna, cioè non esisteva il rugby, c'è ecco, tutte queste cose qui che vivono per il solo fatto di persistere e vivere, a me danno una grandissima soddisfazione. Ecco. L'altra sera abbiamo festeggiato, come tu sai, Mauro, il 14° anniversario della fondazione del Romagna Rugby, che è il 19 di giugno del 2006 come atto di costituzione. Io poi attribuisco in realtà. Io sento il 1999 come il momento in cui, la fine del 99, in cui io sono andato a bussare a Cesena e a dire: dobbiamo, scusate se mi intrometto, ma penso che dovremmo fare così per sviluppare il rugby in Romagna, vorrei dare una mano. Quello per me è l'atto fondativo. Da allora ad oggi io non ho, la soddisfazione è quella di esserci ancora, ecco. Senti, invece da giocatore, Sì. qual è il momento che ti è rimasto più nel cuore? L'esordio oppure l'ultima partita che hai giocato? È una domanda. Non ho. Io mi ricordo. Può sembrare un po' stucchevole da dire, però a me tutti quei momenti, e non solo in partita, ma anche in allenamento, dove hai dato una mano a un compagno di squadra o hai dato una mano a un avversario che si è fatto male, che è per terra, eccetera. Io ho questi qui, sono i momenti che mi rimangono più nel cuore, quindi non sono giocate, non sono momenti celebrativi, sono questa cosa che il rugby ha, che per me è bellissima, che è molto fisica, che è fisica ma anche di mente e cuore insieme, di fatica, ma di gesto, di aiuto, di sostegno, ma non è sì, sostegno è quello dei tuoi compagni, ma è anche quello dare una mano a uno in allenamento perché non ce la fa, la sera lì è un po' più stanco, eccetera, eccetera, non hai tanta voglia. Dai, dai, non si molla, forza, combattere, lottare, questa cosa qui di non mollare mai, a me piace tantissimo.